ACSON è un acronimo di Agenzia Comunitaria Diritti, perché l'idea era di non essere solo un movimento, ma essere un movimento che in qualche modo nella costruzione delle risposte dipingesse anche un'idea istituzionale, cioè che oltre appunto alla rivendicazione bisognava suggerire a delle amministrazioni spesso incapaci, colpevolmente incapaci e in maniera appunto anche consapevole incapaci, bisognava offrirgli appunto anche le soluzioni urbanistiche, cioè le soluzioni che per cui trovare casa alle persone, ma anche trovarle dentro una dimensione di giustizia sociale e giustizia anche urbanistica, perché credo che appunto che questo modello di sviluppo sia sbagliato, perché distrugge da un lato i diritti ma distrugge anche l'ambiente. Cioè sono due facce della stessa medaglia di un modello di sviluppo che è incentrato appunto sulla rendita finanziaria e sul mattone a Roma, per esempio. E allora l'Agenzia Comunitaria dei Diritti aveva l'obiettivo di essere sì in movimento, di occupare, di fare la lotta, di fare il conflitto, di produrre uno scontro non tanto con la polizia, cosa che qualche volta avviene, ma uno scontro politico, e anche di prospettare un'idea di soluzione, anche quindi non accontentarsi di essere una questione sociale, ma che una questione sociale diventi anche una questione politica e che punti non solo a risolvere il problema alle centinaia, migliaia di famiglie che si organizzano con te, ma di cambiare proprio la politica della città per tutti quelli che vivono la città. Tant'è vero, noi preferiamo definirci non il movimento del diritto alla casa, ma il movimento del diritto all'abitare, che avrà la punta di diamante negli occupanti, ma che organizza anche altri settori, gli sfrattati, quelli che non riescono più a pagare i mutui, i cittadini che si organizzano nei comitati di quartiere contro le cementificazioni, per la tutela dell'ambiente, per la tutela delle aree verdi, per una mobilità sostenibile, per un ambiente sostanzialmente sano. Per cui l'idea appunto è anche costruire nella costruzione del movimento, della proposta politica, costruire anche una comunità solidale, che non è la comunità degli occupanti, ma che è una comunità più ampia di quartiere, di territorio, di barrio, che sappia appunto ricostruire una identità che una volta si costruiva sulle lotte operaie. Oggi probabilmente le lotte dei precari hanno una dimensione identitaria diversa, e uno credo delle sfaccettature sia quella anche della dimensione territoriale. Noi ci organizziamo con degli sportelli nelle occupazioni, che sono aperti un paio di volte a settimana, dove la gente si viene a iscrivere, con degli sportelli istituzionali, le cosiddette agenzie di diritti, che sono degli sportelli che apriamo dentro i municipi, che sono la parte locale del comune, diciamo, sono i pezzi, non so come si chiamano da altre parti, sono i governi territoriali piccoli, e poi esiste il comune e quello centrale, e con il consiglio di ACSON, che è il consiglio delle occupazioni, che si riunisce tutti i mercoledì là ormai di più di 10 anni, dove si decide collettivamente quali sono le strategie da mettere in campo, fino a cosa si decide quando dentro la comunità ci sono episodi di violenza sulle donne, sui bambini, i problemi insomma relativi alla comunità, quali sono le sanzioni, qual è la punizione, e, insomma, come regolare la vita interna, come regolare la prospettiva politica, come costruire gruppi di lavoro sulle singole tematiche, sia di territorio e sia di cittadine, e sia rispetto alle varie tematiche, rispetto all'immigrazione, rispetto alla precarietà lavorativa, rispetto alla casa e quant'altro. Quelle? Beh, è un po' difficile, perché solo per quanto riguarda gli occupanti, anche lì vanno fatto un distinguo, perché noi occupiamo sia palazzi interi
e sia, per esempio, organizziamo i cosiddetti occupanti senza titolo, cioè quelli che vanno a occupare le case degli enti pubblici previdenziali. Noi non facciamo occupazioni di case popolari, perché quello è la guerra, fai la guerra fra poveri. E noi non ci rifiutiamo di fare la guerra fra poveri, diciamo che bisogna costruire più case popolari, abbassare i prezzi degli affitti, però bisogna fare la lotta, diciamo, per provare a difendere i diritti di tutti, non solo i propri. Bisogna, insomma, provare a essere meno corporativi possibile. E, per questo c'è una comunità, diciamo, di occupanti che fanno, che poi prova appunto a strappare negli anni la casa popolare. E lì parliamo nell'ultima sanatoria, però non parliamo solo di Action, parliamo anche del coordinamento cittadino lotta per la casa, del COC, del BPM, cioè anche altri movimenti che sono nati, alcuni anche prima di noi, altri negli ultimi anni. Parliamo di una cosa come più o meno 9.000 famiglie che sono occupate, che sono dentro le occupazioni. Poi ci sono gli sfrattati, ci sono gli occupanti senza titolo, che sono appunto quelli che occupano le case degli enti pubblici previdenziali, pubblici e privati. E poi c'è una quota minore, però anche di persone che non ce la fanno più a pagare i mutui alle banche, che anche quelli hanno provato magari a diventare proprietari. E però poi perché hanno perso il lavoro, perché qualcuno in famiglia si è divorziati, perché proprio per mille motivi, e non ce la fanno più a pagare il mutuo e provano a organizzarsi per, appunto, o per trovare una soluzione dentro le occupazioni o per contrattare con la banca rate minori, insomma, delle soluzioni particolari per quanto riguarda la loro condizione. Per cui è difficile risponderti quanti siamo, nel senso che come occupanti, ripeto appunto, più o meno fra occupanti che stanno dentro le occupazioni, occupanti che sono magari sgombrati, che stanno in residence, parliamo più o meno di 9.000-10.000 famiglie. Se parliamo di tutti gli sfrattati che organizzano con noi, parliamo anche di, insomma, un numero anche maggiore di quello che sta dentro le occupazioni. Poi i livelli di partecipazione sono molto diversi, cioè gli occupanti noi li organizziamo in maniera molto, non dico militare, ma molto rigida, diciamo, perché è giusto che la lotta la fanno tutti, tutti partecipino, se no c'è qualcuno che sta aspettando dentro la sua non casa, ma la sua casa temporanea e fa fare la lotta agli altri, così non si fa la lotta. Abbiamo delle regole che fanno sì che non si può mancare più di tot volte, se non giustificando, insomma, motivi di salute, cioè, non è che devi perdere il lavoro, ma non puoi ammalarti se fai la lotta. Però se stai in condizioni normali, dopo 3 volte vieni buttato fuori se manchi alla lotta, perché la lotta bisogna parteciparci e farla. E per cui c'è un livello di partecipazione degli occupanti che è molto più intenso. Gli sfrattati è molto più difficile organizzarli, che è anche un tema, vero? È un tema su come funziona l'organizzazione del movimento per il diritto all'abitare, che è un tema interessante, a cui non è che noi siamo la risposta. Esistono vari livelli in vari quartieri, anche diversi uno dall'altro, che però ti fanno capire che esistono probabilmente proposte di organizzazione che uno dovrebbe anche riuscire a capire come innovare, come rende appunto più facile, meno obbligatoria, ma più volontaria la partecipazione delle persone ai destini della propria comunità. Chiaramente uno più ha grande la necessità, più è un po' costretto a partecipare, però dovrebbe essere una cosa che non nasce solo dalla costrizione o dalla condizione sociale, dovrebbe nascere anche dalla coscienza, dalla consapevolezza, ma è sempre un processo dialettico fra necessità e consapevolezza che però appunto dovrebbe rispondere anche a uno dei temi più importanti che esiste, credo, in questo anche movimento, cioè in questo tempo, come si organizza un soggetto precario che ha mille sfaccettature anche nella condizione lavorativa, come
qual è il livello di identità che trova con quell'altro? Perché non dovremmo fare la guerra uno contro l'altro come vuole invece il modello di sviluppo? Perché dovremmo trovare un livello di comunanza? Su cosa lo dobbiamo trovare? Sono domande che non sono solo tecniche organizzative, sono domande che riguardano anche probabilmente le proposte, l'idea di società e la proposta politica che ci abbiamo in testa. Beh, gli obiettivi sono, diciamo, discussi a grandi linee, cioè come indirizzo politico nel Consiglio di Action, e vengono individuati o sull'esperienza. Esiste un palazzo vuoto che ho visto andando a lavorare. Oppure individuando anche le proprietà dei grandi costruttori, cioè lì sono Caltagirone, Vaselli, Todi, Parnasi, Ricucci, Furbetti, in base anche alla pervasività e al livello, diciamo, di malaffare che le grandi proprietà hanno rispetto al governo della città, anche questo è uno dei criteri che noi abbiamo, cioè di sanzionare quelle proprietà che sono al limite della criminalità. E in questo caso non è una battuta, è una vera e propria realtà che dentro l'edilizia tanti soldi della criminalità organizzata vengono riciclati dentro appunto l'edilizia. E parliamo quindi di veri criminali che preferiscono costruire per il mercato, per un mercato ormai fermo. Tenete presente che in questa città, dalle case che sono uscite con l'approvazione del piano regolatore del 2008, ci sono più di 52.000 dati, della Confedilizia, cioè quindi dell'istituto cioè dei proprietari di case, non, miei. Della Confedilizia che dice che sono 52.000 case sfitte e su cui giustamente, con mille virgolette, il governo non fa pagare l'IMU, le tasse, le fa pagare a tutti gli altri, ma a quelli che non tengono sfitte le case non gli fanno pagare l'IMU le case nuove costruzioni, invece di costringere a aumentare le tasse se non le metti a dei prezzi calmierati sul mercato degli affitti, che probabilmente avrebbe anche un effetto di calmierare in generale i prezzi del mercato. Invece esiste una, da come hanno appunto sostituito l'eco canone con il libero mercato, invece di il libero mercato invece di fare la concorrenza a ribasso per coprire la richiesta, la domanda di case, hanno fatto cartello, si sono messi d'accordo e hanno fatto una concorrenza che va in alto invece che va in basso. E qui abbiamo dal 98, quando appunto hanno introdotto la 431, che è la legge che appunto ha introdotto il libero mercato, noi abbiamo i prezzi delle case che dal 98 a oggi sono cresciuti del 130%, a dimostrazione che il libero mercato non è vero che si autoregolamenta e che abbassa, che la libera concorrenza non abbassa i prezzi ma li aumenta. E quindi un altro criterio è quello della proprietà, cioè di chi sono le proprietà. L'altro criterio è le condizioni urbanistiche. Per esempio, ci sono dei processi di vendita anche di beni pubblici, che ne so, penso al patrimonio immobiliare legato all'ATAC, piuttosto che le caserme legate ai processi, diciamo, di privatizzazione del Ministero della Difesa, piuttosto che del Demanio. Cioè, se ci sono delibere comunali, in questo senso è sempre stato utile, io ho fatto il consigliere comunale, che riusciva ad avere un quadro di tutto quello che si muoveva nei processi di vendita, in modo che il movimento poteva, informato per tempo, poteva procedere a delle occupazioni che contrastassero non solo che chiedessero casa e trovassero anche fisicamente una casa, ma che dentro quel processo parlassero non solo della casa di quei 100 famiglie che hanno occupato in quel momento, magari una caserma, ma che parlasse di tutto il processo di vendita delle caserme, che riguardava tanti quartieri di Roma e migliaia di persone che magari dentro quelle caserme
adibite invece che per ulteriori speculazioni e ulteriori residenze di lusso, magari fossero dedicate all'accoglienza per i migranti, alle case popolari, ai servizi per i cittadini, troverebbero anche una città più umana, disponibile e più bella. Di solito arriva la polizia e tu ti devi barricare e fare più la resistenza, cioè chiuderti bene, fare barricate e a seconda del momento capire qual è anche il livello del conflitto che devi mettere in campo, cioè se è un conflitto completamente non violento, se è un conflitto di resistenza passiva o se è una resistenza attiva. Questo a seconda anche del clima generale che si è creato, cioè se vediamo che veniamo da insomma, sgombri successivi uno dietro un altro, lì occorre alzare il livello del conflitto. Se dopo che abbiamo trovato una soluzione politica per tutti, l'occupazione nuova, la prima se la sgombrano, esci più o meno pacificamente, dipende dalla condizione politica e anche il livello di conflitto che mette in campo il movimento. E, di solito però questo conflitto serve all'obiettivo di smuovere appunto la politica e quindi a parte che qualcuno di noi ha avuto anche esperienze istituzionali, quindi insomma chi la chiamava il sindaco e quanti altri per intervenire sia come mediazione rispetto all'operazione di polizia, ma anche come con due tipi di intervento, uno come mediazione rispetto alla proprietà privata e l'altro rispetto a una programmazione di un piano casa che è una delle costanti rivendicazioni che facciamo ormai da 20 anni, cioè che è quella appunto di inserire dei piani di edilizia economica e popolari non come ghetti separati dal resto della città ma dentro la città consolidata e che permettano appunto anche però di tenere presente che esiste un pezzo di città anche piuttosto sempre più importante, sempre numericamente quantomeno, e non so se politicamente, che comunque non ce la fa arrivare a fine del mese, che ha necessità, che non ce la fa neanche a pagare gli affitti, neanche calmierati, oltre che non ci sono affitti calmierati, ma che ammesso e non concesso che ci siano degli affitti calmierati, che sarebbe anche cosa intelligente ed è una delle rivendicazioni come Action facciamo, cioè avere degli affitti a canone sociale, ma che serve anche un intervento di edilizia economica e popolare dove praticamente vai a pagare niente praticamente, cioè perché esistono famiglie che effettivamente stanno in condizioni di non avere quasi nessun reddito se non quello per mangiare, strettamente necessario per mangiare. Comunque di solito il processo è la sanatoria, cioè una delibera che sana e che riconosce che quell'occupazione rientra dentro il pacchetto dell'emergenza abitativa e il problema è poi fare il bando, con un bando speciale o una riserva, sono due cose tecniche diciamo, però che stabiliscono una gradatoria sia rispetto a quelli che hanno lo sfratto, sia rispetto a quelli che abbiano nel residence, sia quelli che stanno nell'occupazione, che devono in maniera equilibrata accedere alla casa rispettando i criteri di anzianità sostanzialmente e di urgenza sociale, cioè passa prima una famiglia che ha 5 figli, uno con un braccio di meno e l'altro col tumore, che non uno che è un single che magari può aspettare qualche tempo in più dentro l'occupazione o dentro un residence. Quelle? Beh, questo la facciamo direttamente con i privati. Questa è una cosa che facciamo in particolare noi di Action, perché gli altri movimenti sono stati propensi negli ultimi anni a occupare più case pubbliche che non edifici pubblici più che case pubbliche. E invece noi occupiamo case anche private, case tante insieme, sono palazzi privati, e dove tratti con la proprietà, giocandola molto sul fatto anche che è talmente grave la condizione sociale in questa città che anche la polizia molte volte non se la sente di intervenire, perché oltre ad essere un dramma la famiglia singola quando la butti fuori, quando trovi 100 famiglie che si organizzano e occupano un privato, c'è qualche lavatrice in testa da arriva, dal quinto piano non è molto contenta neanche la polizia di venire a provare a sgombrare quei casi. E di solito
c'è un po' un problema politico di un tavolo centrale che è governato dalla prefettura e dalla questura, insieme dal comune, alla provincia, alla regione, che governa, che è cosiddetto il comitato dell'ordine e della sicurezza, che fanno delle valutazioni se è opportuno fare lo sgombro o se è troppo pericoloso, anche dal loro punto di vista, che forse è meglio sovrasedere. Dentro questo, diciamo, in questa condizione ti trovi con delle proprietà che sono state costrette a dover contrattare con noi affitti equi. Quelle? Beh, non è neanche tanto precedente, perché io in realtà la lotta per la casa l'ho fatta anche da piccolo, con la lista di lotta, che era un'organizzazione che nasceva negli anni 70, però ero piccolissimo, 14 anni. L'esperienza più conosciuta anche a livello europeo, quella delle tute bianche, che nascono sostanzialmente da alcuni compagni, fra cui io, insomma, che stavano dentro al cortocircuito, che è un centro sociale qua di Cinecittà, che è un quartiere di Roma, insomma, e che insieme a particolarmente a sia a ragazzi che stavano all'università, che compagni che giravano a Roma, che hanno capito che la precarietà, in particolar modo la precarietà lavorativa, era il tema che avrebbe anche negli anni poi futuri caratterizzato la capacità del capitale di essere sempre più forte e di mettere sempre più gli uni contro gli altri i soggetti, cioè i migranti contro gli indigeni, i bianchi, per capirsi, i vecchi contro i giovani, le donne contro gli uomini, cioè la capacità del capitale appunto di frammentarsi, di spalmarsi sul territorio, corrispondeva anche alla difficoltà e l'incapacità di quello che una volta era la classe operaia, diciamo, di trovare una identità che corrispondesse anche a una capacità di forza contrattuale per strappare potere e salario alla controparte. E su questo noi abbiamo capito appunto che dentro questa frammentazione, dopo il ciclo di lotte degli anni 70 e il vuoto degli anni 80, dopo la sconfitta alla Fiat e quant'altro, ci furono appunto gli anni, i tristi anni 80 e 90, che hanno visto sostanzialmente il deserto, anche gli effetti negativi degli anni 70, cioè con la repressione e quello che ha portato anche come vuoto politico e anche come rancori, come capacità di percepire una sinistra che è tutta attesa alla polemica politica con quello che è più vicino a te, con la logica del tradimento, con la logica della linea politica giusta, dell'egemonia rancorosa, io la chiamo, che non serve a niente invece che capire quali sono poi le cose che permettessero a una ipotesi politica. Cioè io penso di essere comunista, ma non lo dico quasi mai a nessuno perché mi vergogno dei comunisti che ci stanno, perché il problema non è quanto sei comunista, quante spillette vai in giro, ma credo che sia quanto sei effettivamente un compagno valido, quanto riesci a individuare dei terreni su cui tanti altri provano a convincere tante altre persone, perché i cambiamenti o avvengono sulle gambe di milioni di persone o se no non avvengono proprio, e le liti fra le nostre piccole cose spesso e volentieri sono stupidi, e però sono anche liti invece terribili, sono per cui la cosa delle tute bianche era l'idea che nessuno avesse la tuta bianca, era questa, essere l'invisibilità, cioè che la cosa che ci caratterizzava, anche caratterizzava però milioni di persone, era l'invisibilità sociale, l'invisibilità politica, ma anche l'invisibilità nei termini che è difficile però catturare
reprimere, prendere qualcuno che è invisibile. Cioè giocare a ribaltare il concetto di invisibilità da concetto di frammentazione, di solitudine, a concetto invece di forza e di dinamica. Questa era l'idea, diciamo, romantica che c'eravamo dentro dietro la cosa delle tute bianche. E quindi l'idea era di fare dei blitz anche con aspetti coreografici. Ci arrampicavamo, avevamo degli amici che facevano arrampicata con le corde e costruivamo anche una scenografia con degli striscioni, insomma, anche in posti abbastanza difficili da arrivare, che, insomma, dove ci voleva anche un minimo di, insomma, di coraggio a arrampicarsi su palazzi oppure dentro infilarsi, insomma, abbiamo qua il teatro dell'opera, siamo entrati dalle fogne, cioè abbiamo fatto delle irruzioni anche in posti molto prestigiosi, ponendo proprio il tema della precarietà e rivendicando appunto un reddito di cittadinanza per tutti. Sostanzialmente era questa, era l'idea che, appunto, visto che ci hanno depauperato ormai di diritti dentro il lavoro e visto che ormai siamo in produzione continua anche come consumatori, l'idea che ci fosse un diritto di un reddito di cittadinanza che, insomma, ci consentisse di non scendere sotto una soglia di dignità quando appunto tu offri una prestazione lavorativa, insomma, che tu puoi rifiutarti di fare un lavoro troppo schifoso e troppo mal pagato e con condizioni di merda. Poi il movimento delle tute bianche ha avuto una dimensione anche che da Roma è passata da una dimensione nazionale, ha affrontato la battaglia contro i CIE, cioè contro i centri di detenzione per gli immigrati, è diventata più anche una proposta politica, di soggetto politico. Noi siamo sciolti a Genova durante il social forum per trasformarci in disobbedienti, per diventare proprio una proposta politica, e che è stata, diciamo, secondo me una tendenza giusta, cioè quella appunto di svestirsi anche di una propria identità che è rappresentata in particolar modo con dei poli forti fra Roma e il nord-est, in particolar modo all'epoca, nel tentativo appunto di costruire un soggetto che fosse aperto ancora di più a tutte le esperienze che da Napoli a Milano, a Genova, a tante altre, a Bologna, in tante altre città, nelle Marche, insomma, che erano nate, ma anche al sud, e che si trasformasse sempre più appunto in soggetto anche, fra virgolette, politico. Dentro questi processi, come sempre, fra il 2001 e il 2004, i grandi movimenti contro la guerra e in qualche modo gli accadimenti che ruotavano intorno alle destini del social forum, che si trasformavano sempre più invece che in spazi pubblici aperti in intergruppi di compagni che, come sempre, entravano nella logica del tradimento, della competizione, dell'egemonia rancorosa. Ci sono state le inevitabili fratture quando la Rifondazione in particolare è andata al governo col governo Prodi, c'è stata la spaccatura con i giovani comunisti, e quando si inizia a spaccare di solito va a finire sempre male, e infatti è finita male. Pure se hanno fatto delle battaglie molto belle, cioè io mi ricordo quando, insomma, all'inizio soprattutto quando occupammo i due treni che andavano a Amsterdam a chiedere l'Europa sociale invece che l'Europa della moneta, occupando due treni con una banda di matti che erano anche molto attratti, devo dire, dal fatto che Amsterdam è Amsterdam più che della rivendicazione dell'Europa sociale. Però mi ricordo che portammo veramente 4.000 precari a occupare i treni senza pagare una lira e passando con, insomma, grandi scontri, una grande dinamica di movimento, anche con soggetti nuovi, non già politicizzati, perché poi se parli sempre con gli stessi, ma che ce vai a fare? Beh, credo che sia, ognuno abbia, non penso di dare una lettura oggettiva di quello che è successo a Genova, ma credo che sia anche stata la bellezza di quell'esperienza, cioè che tanti, anche a partire da percorsi molto diversi, cioè lì c'era da pezzi di sindacato fino a centri sociali, ma passando per artisti, per cani sciolti, per pacifisti genericamente intesi e tanti soggetti, insomma, che erano anche rappresentati dalle varie piazze tematiche, che per la prima volta in Italia almeno, perché poi lì ci fu i precedenti Seattle, ci furono le rivolte anche in altri controvertici che iniziarono a capire che a un impero
globale bisognava rispondere con una rivolta globale, quindi mettersi in rete anche sull'esperienza allora molto suggestiva dei zapatisti, quando nel 94 all'ingresso del NAFTA succede appunto la rivolta zapatista, fu una cosa straordinaria, cioè gli indios, gli ultimi della terra, che individuano nel processo appunto di unificazione del mercato a egemonia americana il male, fra virgolette, che andava contro lo Stato, e fanno saltare gli accordi del NAFTA, lì danno aria a tutto quello che poi sarà il processo poi di liberazione anche in Sud America, che insomma ormai ha processi insomma molto significativi, consolidati anche istituzionalmente, e che è l'unico pezzo bello che c'è in questo mondo del merda. E, però da questo punto di vista lì, cioè, chi prima, chi dopo, tanti vedono in qualche modo condensarsi la possibilità di costruire anche fuori da una dinamica esclusivamente dei partiti, ma anche con una presenza, cioè c'era Rifondazione che si comportava all'epoca bene, cioè che appunto stava all'interno appunto delle dinamiche di movimento, e di costruire appunto una sinistra non residuale, non identitaria, non chiusa in se stessa, non anacronistica, ma una sinistra che neanche fosse, che non è neanche una sinistra, cioè un'alternativa al modello di sviluppo globale, e che parlasse un linguaggio alle nuove generazioni, che parlasse appunto di una speranza, di una prospettiva che era necessario costruire rispetto a un capitale che non era in grado non solo di eliminare le ingiustizie a livello di, proprio di governo globale, parliamo di guerre piuttosto che di un mercato del lavoro che ha degli squilibri talmente evidenti che non è impensabile che noi in Europa dobbiamo concorrere con quelli che guadagnano un dollaro al giorno o un dollaro all'ora, perché così non finisci mai di peggiorare le condizioni del lavoro. Quelle? Ma semmai dovremmo a uniformare sostanzialmente delle condizioni di diritto, ma non solo, perché anche l'introduzione con forza dei temi ambientali, dal riscaldamento globale alla devastazione delle foreste, all'idea che c'è un quel meccanismo finanziario producesse un modello di sviluppo che distruggeva i diritti e l'ambiente, andava esattamente capovolto, sia in termini di comando, ma anche in termini proprio di prospettive concrete, cioè su quale idea di sviluppo ci abbiamo. Credo che a Genova quello bisognava provare a fare, e chiaramente non è che i signori delle multinazionali, i signori dei governi, non è che te lo fanno fare. Tu puoi anche dire che tu sei 6 miliardi e quelli sono 8 stronzi, ma quegli 8 stronzi sono armati, hanno la loro guerra globale permanente che ha la sua forza e anche la sua capacità di continuare a autopreservarsi, e purtroppo anche spesso e volentieri, come è successo a Genova, anche di bastonarti e anche di produrre appunto dei meccanismi, poi però questo è più causa nostra, l'incapacità di costruire quei meccanismi unitari e quella capacità di dialogo che fa delle differenze una ricchezza invece che di fare delle differenze un elemento di conflitto fra il movimento, che produce poi invece che un'egemonia condivisa un'egemonia autoritaria anche all'interno delle dinamiche di bottega, le piccole dinamiche di potere dentro il movimento, che spesso produce cose mostruose invece di produrre un movimento che sappia sempre di più rinnovarsi, sia in termini di linguaggio ma sia anche in termini di forza e di strumenti che tu metti in campo per appunto provare a modificare davvero questo modello di sviluppo. Perché credo che la risposta non sia il movimento per il movimento, cioè io credo che i movimenti facciano solo che bene, io mi auguro che ce ne siano sempre di più e siano sempre più grosse, ma o i movimenti si pongono anche il problema dell'alternativa politica, o se no credo che non andiamo da nessuna parte, se no credo che ci raccontiamo la verità solo in parte. E la politica è brutta? Sì, ma occorre farla, e se i movimenti fanno finta che in questo problema non ci sia e si dicono non mi rappresenta nessuno, senza porsi il problema tu come ti rappresenti, che è un tema spinoso, perché ti pone il problema di quale nuova rappresentanza. Non devi per forza rispettare le regole del gioco istituzionale già date, ma però stabilire alcune regole di come il movimento funziona, e questo invece è un problema del movimento.
Ed è un problema che se quando facciamo finta che non ci sia, poi rimaniamo quelli che si lamentano, quelli che hanno ragione ma che non cambiano niente. Invece io credo che appunto che con la giusta misura, che non è appunto un'attenzione tutta spostata sul piano della politica e della politica istituzionale, quella già data, ma anche sulle nuove forme del comune, delle nostre istituzioni di movimento e di società, dovremmo provare a fare dei ragionamenti che provano a costruire davvero un'alternativa non solo economica, non solo di difesa dell'ambiente, non solo sui contenuti, ma anche di modello del sistema politico. Cioè come funziona un'Europa dei popoli? E questo è un tema che dovremmo affrontare nei nostri controversi, non solo dire come il capitale, come le multinazionali, come i governi non sono capaci di garantire diritti e un modello di sviluppo compatibile con l'ambiente e con il benessere delle persone, ma come noi proviamo a affrontare questi temi e come prendiamo le decisioni, come ci organizziamo, quali strumenti mettiamo, chi parla, chi non parla. Questi sono temi che ci sono ed è infantile far finta che non ci siano. Esistono tante cose che secondo me è la democrazia dei beni comuni in Europa, ma che la democrazia dei beni comuni abbiamo, che si è affermata in Sud America, dove appunto i movimenti hanno saputo fare i conti anche con le forme precedenti di partiti, per capirsi, trovando un equilibrio che è sempre imperfetto, ma che ha prodotto lì comunque sicuramente uno spostamento verso la dimensione dell'effettiva nuova democrazia. Ed esiste un sacco di realtà ormai che non credono più alle vecchie forme della rappresentanza, e questo è un bene, ma credo che appunto che il tentativo di ricostruire dei nessi, e credo che per esempio l'esperienza di Tsipras in Europa sia uno degli elementi, cioè dopo appunto un'esperienza di movimento anche molto conflittuale, è un'esperienza di una sinistra che si è anche emancipata da alcuni meccanismi retorici, parlo della sinistra greca, e che abbia oggi la possibilità forse addirittura di vincere, e probabilmente mette un nuovo capitolo rispetto appunto a un'Europa che è stata governata o dalla destra, che ha fatto il lavoro suo di destra, e da una sinistra che ha copiato la destra, che appunto ha fatto esattamente quello che non doveva fare, rincorrendo cercando di costruire una sorta di liberismo temperato. Come costruire un'Europa dei popoli, dei diritti, è il tema. Esistono tanti che credo che stiano ragionando su questa lunghezza d'onda, tanti nei movimenti, ma anche tanti nella Link, nei partiti, insomma in varie forme. Il tema di mettersi tutti insieme, di capire come costruire sia una proposta politica che una prospettiva di movimento, e non per forza che devono essere coincidenti, ma credo che possano anche avere livelli diversi di dinamica sia organizzativa che di decisione politica. E penso che sia un terreno che sia, oltre che possibile, anche molto necessario, nel senso che questo modello di sviluppo non regge, e a meno che non vogliamo continuare appunto che tutto venga privatizzato e poi non avremo neanche più nulla da cui contendere. C'è una delle grandi cose legate anche alle cose che diciamo prima della lotta per la casa. Oggi noi siamo in una grande battaglia contro la svendita del patrimonio pubblico, perché una volta che vendono tutto, perché un conto è decidere se qui ci andrà una scuola piuttosto che una casa popolare, piuttosto che una palestra per far sport ai tuoi figli. Un conto è questa, non c'è più perché l'hanno venduto e c'è il mercato che lo decide. Allora, prima che sia troppo tardi, credo dovremmo smettere di litigare, smettere di essere disuniti, ma di trovare appunto, e credo che ci siano tanti, anche rispetto sia ai linguaggi che alla cultura politica, quegli elementi comuni che dietro appunto alle battaglie come quella della Val di Susa, come tante altre che appunto hanno costruito delle comunità solidali, che hanno non solo fatto la lotta e il conflitto, ma hanno anche costruito delle comunità, cioè hanno anche imparato a esercitare la democrazia dal basso. Credo che siano degli esempi che non sono solo in Italia, credo che siano ormai in quasi tutto il mondo, e che se si mettono davvero in rete, fuori dalle logiche vecchie dell'egemonia e dai giochetti, possono essere una vera alternativa a una politica che ormai è muta, una politica che è incapace di avere anche l'ambizione di governare la finanza e l'economia.
Nelle?